And the Oscar goes to Roberto! Buonasera, buonasera, ben ritrovati questo venerdì 6 novembre 2020 per un altro appuntamento di una mattina in Italia organizzato e promosso dall'Istituto Italiano di Cultura per i Paesi Bassi ad Amsterdam, dove c'è come sempre la direttrice dell'Istituto, la dottoressa Carmela Callea. Buonasera, dottoressa. Buonasera, dottor Gentile. Un cordiale saluto a tutto il nostro pubblico dall'Istituto Italiano di Cultura. Questa sera continuiamo il viaggio nel mondo cinematografico affrontando una tematica molto interessante, che è quella della direzione della fotografia. Saluto il nostro ospite, il nostro Giuseppe Lanci, e saluto la professoressa Caterina D'Amico, che ci sta accompagnando in questo viaggio. Auguro a tutti una buona visione e un buon ascolto. Passo la parola al dottor Gentile. Bene, allora io do immediatamente la linea alla Casa del Cinema, che in questi giorni è diventato il nostro set per questi incontri, per queste lezioni, per queste conversazioni di cinema, e ovviamente ringrazio anch'io Beppe Lanci, saluto Caterina D'Amico, compagna di questa avventura, e cedo a te quindi la conduzione di questo straordinario incontro con uno straordinario personaggio come Beppe Lanci. A voi. Grazie, grazie Carlo, grazie dottoressa Callea dell'opportunità che ci dà di intervenire in questo ciclo così interessante e così brillante. Oggi abbiamo con Giuseppe Lanci. Giuseppe Lanci è un grandissimo direttore della fotografia, anche se oggi si usa dire autore della fotografia. Io sono un po' anziana, quindi evidentemente sono rimasta con una vecchia terminologia. Lanci è un professionista, è uno di quei grandi professionisti che il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma è riuscita ad accalappiarsi come insegnanti. Come ho avuto modo di dire già in passato, è sempre stato una particolare attenzione al centro sperimentale di cercare di coinvolgere dei grandi ex allievi, diventati poi a loro volta importanti professionisti, nell'insegnamento, perché pensiamo che l'insegnamento di una professione così mutevole come è quella del cinema si debba giovare di una preparazione che è impartita soprattutto da professionisti, perché si tratta di professioni che si imparano praticandole. E quindi l'esperienza di un professionista attivo nell'ambito dell'industria e del mercato è fondamentale per riproporsi a dei giovani che vogliono iniziare. E Beppe Lanci incarna questo personaggio, perché è stato a sua volta un allievo del Centro Sperimentale tanti anni fa. E quindi la prima cosa che gli volevo chiedere, oltre a ringraziarlo per aver accettato il nostro invito, è appunto sapere qualche cosa della sua formazione, di come lui come gli è venuto in mente di fare questo mestiere, come ha perseguito il suo sogno di diventare un direttore della fotografia, attraverso quali percorsi è riuscito a diventare quello che è diventato.
Allora, posso dire che stavo facendo le medie quando morì mio padre e la famiglia decise che avrei dovuto fare una scuola professionale, una scuola breve, e quindi finì all'istituto d'arte. Io che andavo benissimo, il latino greco, il latino italiano, mi trovai con tutte le materie. Disegno dal vero, geometrico, disegno d'architettura, eccetera. E quindi scelsi di fare fotografia. Mi rifugiai in questa materia dove era previsto il disegno. E mi sono appassionato ovviamente mano a mano alla fotografia, con buoni risultati, penso, da studente. E quindi i due pilastri, diciamo, della mia formazione sono stati la fotografia e storia dell'arte. Quindi quando Quando poi parli di alla... fotografia, intendi fotografia, Certo, fotografia, statica. non cinematografia, Fotografia naturalmente. statica su... principalmente bianco e nero. Parliamo degli anni Sì. Certo. 60. E fin dalla scuola... Io avevo 19 anni e feci la domanda per il centro sperimentale, dove prendevano quattro persone, un esame molto. Io pensavo che non, sicuramente non mi hanno preso. E niente, all'inizio dell'esame uscì il primo ragazzo. Uscì fuori dicendo: "Ma qui chiedono di parlare per il direttore della fotografia, ma chi è?" Nessuno sapeva di noi chi fosse questa figura. Comunque, arrivai quarto su quattro e lì conobbi Bellocchio. Lui faceva il secondo anno e io il primo. Quindi nel biennio mi sono appassionato e ho capito cosa fosse il mio lavoro e ho fatto lo short di diploma di Marco Bellocchio come assistente operatore. E quindi lui e l'altro allievo che faceva la fotografia mi chiamarono per fare i pugni in tasca, che è stato il primo film praticamente dove È il ricopriamo grande l'uno. esordio di Bellocchio. Prego. È il grande esordio di Bellocchio. Esatto, Bellocchio si rivela immediatamente con questo film che fa molto grandissimo, scalpore. certo, però nessuno di noi immaginava, perché era una troupe di nove persone, ognuno faceva due o tre ruoli e quindi poi finì il film da solo perché Alberto Marrama, che era direttore della fotografia, doveva andare a Roma per motivi di famiglia e mi trovai gli ultimi 3 giorni da solo. E quindi da solo io, un macchinista, io mettevo le luci, stavo in macchina e il macchinista mi faceva i fuochi. E questa è stata... Poi Marco, credo per riconoscenza, perché tutti noi abbiamo lavorato pochissimi soldi, mi chiamò, anzi, per la Cina Vicina, il suo secondo film, che Sì. faceva Tonino Del Colli, avrebbe fatto. E lui mi presentò Tonino e stranamente Tonino accettò di prendermi perché era abbastanza inesperto. E così cominciai questa avventura con Del Colli, che aveva in macchina Franco Di Giacomo. E quindi ho stato 3 anni e mezzo circa con loro. Poi proseguì con Franco Di Giacomo, quando passò alla fotografia, io feci con lui l'operatore di macchina. E quindi questa è stata la Quindi hai formazione. fatto il tuo percorso professionale, quindi segue tutti i canonici con responsabilità gradatamente crescenti per Certo. poi affrontare con piena consapevolezza il ruolo di responsabilità che riveste il direttore della fotografia. Certo,
e mi sono formato ancora di più dicendo, perché lavorando con registi insomma di una certa importanza, di un certo valore. Con Tonino parliamo di Sergio Leone, Pasolini, Il fiume di Bellocchio, e con Franco ancora Bellocchio, Dario Argento, Damiani, insomma un cinema dove sempre imparare. E mi capitò poi di finire con Franco, di finire dei film, e quindi insomma c'è anche l'esperienza di, insomma, di mettere le luci piano piano è aumentata quando è esordito, anche se con trepidazione, però insomma avevo una base solida fatta da 8 anni di operatore di macchina. Quindi tu a scuola, al centro sperimentale, chi hai avuto come insegnanti? C'era di fotografia Carlo Nebbiolo, un Nebbiolo. operatore che veniva da Torino, che aveva fatto cinema industriale, poi venne a Roma e fece cinema commedia. E insomma, lui fu il nostro docente. Poi avevamo Carlo Ventimiglia, che insegnava ottica, che ci ricordava quasi tutti i giorni che aveva fatto un film con Hitchcock. Beh, E anche quindi io, se avessi fatto un film con Hitchcock, lo ricorderei tutti i giorni. però più che altro è stata una formazione, quasi autoformazione, perché capitava spesso che avevamo dei buchi, che non veniva un docente, e allora andavamo in teatro e mettevamo le luci, giravamo, quindi praticamente giravamo quasi ogni giorno. E quindi In questo per 2 anni. pellicola, ovviamente. Parliamo degli Poi anni, dei tardi anni 60, giusto? sì, no, mi sono diplomato nel 63. Ah, beh, quindi all'inizio degli anni 60. Giusto, i pugni in tasca è del 64-65, quindi 65, sì. è evidente. Dunque, le professioni, chi vuole fare questo mestiere, secondo te, così come quel tuo collega di allora, uscendo dall'esame, chiedeva che cos'è un direttore della fotografia perché non lo sapeva, e a quanto pare non lo sapevi con chiarezza neanche te, Esattamente. oggi, secondo te, chi vuole fare questo mestiere ha bene in testa la varietà di professioni che si possono, poi fare, che si possono affrontare? Beh, c'è una consapevolezza che noi non l'avevamo. Io ero solo lo spettatore. Mi piaceva andare al cinema, mi ero innamorato di alcuni film, però non sapevo assolutamente come si facesse. Chi viene oggi ha fatto già un corto con i suoi amici, quindi si è un po' già cimentato. Quindi la consapevolezza c'è. Oggi è più alta. Senz'altro, seguono riviste come tipo l'American Cinematographer, quindi conoscono anche dei modi di girare, come sono stati realizzati tanti film importanti, cose Quindi che sono noi più ignoravamo. consapevole. Oh, il tuo mestiere, la tua professione è una professione che, come dire, da sola, come tutte le professioni del cinema, da sole non stanno in piedi perché non sono fine a se stesse, sono tutte parte di un grande gioco collettivo. Sarebbe, facendo un paragone molto banale, un portiere di una squadra di calcio da solo non esiste, così come non esiste un centravanti. E nell'ambito della squadra del cinema, quali sono i rapporti più importanti per il reparto di fotografia? Con chi deve lavorare di più? Ma io penso sicuramente con lo scenografo. Con lo scenografo non è un caso che i film che prediligo, che io ho fatto negli anni,
sono tre o quattro con Andrea Crisanti, che è un grandissimo scenografo. E oggi penso sempre di più, perché col digitale si usano molto le luci diegetiche, e quindi come si allestisce un arredamento e sicuramente diventa parte integrante del risultato fotografico. Quindi lo scenografo sicuramente è quello con cui si deve rapportare maggiormente, secondo me. Perché la scenografia influisce di più sull'estetica di un film dal punto di vista anche, per esempio, del colore, ma soprattutto dal punto di vista della luce. Della luce, secondo lo spazio che noi abbiamo a disposizione, possiamo fare un certo lavoro di illuminazione. E quindi la scelta degli ambienti è una delle cose più importanti della preparazione di un film, che determinerà il risultato. E tu hai, come d'altronde succede spesso ai direttori di fotografia, tu hai stabilito un rapporto più costante, più profondo, che fa immaginare un dialogo più attivo e più articolato con alcuni registi. Perché hai lavorato con tanti registi diversi, ma ce ne sono alcuni che sono più ricorrenti. E come si sviluppa il rapporto con un regista? Qual è il tipo di apporto che un direttore di fotografia porta a un regista, di originale, di suo, di personale? Beh, diciamo che il rapporto più importante è stato sicuramente con Bellocchio, un'amicizia professionale nata a scuola, al Centro Sperimentale, quindi poi con un tasca ho fatto con Marco, quindi prima l'assistente, poi da operatore di macchina e Otto come autore della fotografia. Quindi fra noi si era stabilito... Prego. Dicevo, accidenti, 8 è un numero molto alto. Certo, però si era stabilito già un'affinità, come posso dire, no? Perché stando in macchina, cioè, il rapporto è costante, soprattutto in un periodo dove non c'era il controllo, quindi la capacità di capire, di comprendersi era determinante, no? Magari i film di Marco spesso erano fuori Roma, e quindi noi vedevamo il materiale magari dopo una settimana, e quindi solo allora si vedeva se ci eravamo capiti. Quindi già questa cosa a monte ha permesso che quando lui mi chiamasse per Il salto nel vuoto, che è stato il primo film di fotografia fatto con Marco, ci fosse già una conoscenza abbastanza profonda. Marco mi ha spiegato grosso modo cosa voleva, si è parlato di una fotografia effettata, contrastata, con grandi penombre, e per esempio lui mi ha portato il cinema tedesco fra le due guerre, il periodo espressionista, e quindi anche se lì si va degli estremi molto alti di molto dichiarati, però il discorso è stato quello, cercare di comprendere. Secondo me l'autore della fotografia deve cercare di entrare più profondamente possibile nel significato del film. Delle volte le parole servono o non servono neanche, perché delle volte vengono sviate, perché i registi usano dei termini tecnici inappropriati spesso, e quindi io gli feci vedere il mio primo film, che lui, dai discorsi sembrava che fosse dopo due metri, ma io sapevo che non andava bene, che non era giusto. Lui dopo pochi metri mi disse: ma no, che c'entra, perché mi fai vedere questo, che c'entra, ma questo è quello che mi hai detto a voce. Poi ci siamo capiti, e lui e poi gli amici comuni ha detto: veramente che fortuna aver incontrato Peppe, perché mi ha dato
una qualità fotografica che era perfettamente attinente alla psicologia dei personaggi. Questo è un po' il lavoro nostro. Delle volte le scelte non sono neanche razionali, ma vengono. Quando si entra veramente in sintonia con la storia, certe scelte arrivano, vengono e si fanno. Come le scene dei bambini in salto nel vuoto, questi fantasmini che girano per la casa, chiaramente favorito dalla scelta della costumista che me li ha fatti vestire tutti di bianco, per cui anche con pochissima luce c'era sempre una visibilità di questi, e sono fra le scene fotograficamente più interessanti del film. Noi abbiamo scelto di far vedere adesso una clip del film e vorrei vederla e poi vorrei che tu ce la commentassi, che tu, certo, ci dicessi come è stata realizzata. Ciao. Sei pronta? Sì. Aspetta un attimo. Hai preso tutto? Sì, sì. Ciao. Arrivederci. Arrivederci, arrivederci. Casa mia. Faccio quello che mi pare, no? Oh. Ecco, questo è un piano sequenza realizzato con un carrello libero che poteva camminare sul pavimento liberamente, senza binari, realizzato in tarlo di posa. È una scena costruita sul disegno di Amedeo Fago, ma realizzata da Andrea Crisante. La mattina Marco mi ha detto: guarda, faccio un'inquadratura che prende tutto l'appartamento. E allora io, stando in teatro, la comodità di poter illuminare tutto dall'esterno. E quindi poi, e lui tutta la mattina girava per l'appartamento cercando di mettere a punto questa inquadratura. Subito dopo pranzo, dopo la pausa, abbiamo cominciato a provare con la macchina e è stata realizzata con pochi shutters. E quindi, cioè, l'interessante è questo rapporto fra la macchina e l'attore, per Michel Piccolin. Cioè, no, questo fastidio che lui respinge la presenza della macchina da presa. Poi arriva nel corridoio che dà sulla camera della sorella,
Luca in me, chiude la porta, la macchina lo aspetta, poi ritorna, entra e si butta giù. Quindi l'appartamento era tutto ricostruito interamente in teatro, allora, quindi era, come dire, non una parte, poi una parte, era interamente ricostruito l'appartamento, il che ti dava modo di muoverti agevolmente al suo interno, avendo illuminato tutto da sopra. Certo, allora la macchina era su... Non da sopra, tutto dalle finestre, dall'esterno. Dall'esterno c'è una piccolissima luce dentro, nell'unico spazio che abbiamo la luce di riempimento. Ma la luce chiave, la luce principale, è quella che veniva dall'esterno. Come se fosse una casa vera, dal vero. Allora c'era la Centoasa. Cosa che cento asa. Ma se tu dovessi realizzare oggi questo tipo di sequenza, avresti più facilità o meno facilità? Ma penso che è la stessa cosa. Hai il vantaggio solo di avere un materiale più sensibile, quindi poter mettere meno quantità di luce. Ma meno luce. Il risultato è, non ha inciso il tempo. Delle volte mi chiedono, ma se rifarebbe meglio con l'estetica? Forse no, perché la macchina sul carrello è un mezzo diverso dall'estetica, che in questo caso mi sembra assolutamente perfetto. Beh, ha una morbidezza notevole e poi allo stesso tempo ha la possibilità di avvicinarsi ai personaggi moltissimo, quasi come una steadicam. Sì, cioè, effettivamente non sento la differenza. Ma questa differenza, secondo me, ci vorrebbe un operatore steadicam estremamente bravo per fare una cosa del genere, perché sono anche le fermate. Quindi, certo. Non è semplicissimo. E invece la difficoltà di fare questa stessa cosa dal vero risiedono soprattutto nella costanza dell'illuminazione. Sì, dipende, perché se è una dove non hai accesso alle finestre, sei molto legato alla luce. Certo. Che entra, e quindi sei costretto, perché poi, come ho detto, abbiamo cominciato a preparare la mattina e abbiamo già nel pomeriggio, quindi davvero la luce sarebbe cambiata molto, quindi magari necessità di intervenire anche da dentro, quindi il risultato sarebbe un po' cambiato. Oggi si tende moltissimo a girare soprattutto dal vero. Certo. E questo implica per i direttori della fotografia, per chi cura lì, che poi erano quelli che Mario Monicelli chiamava il direttore delle luci, in realtà, implica una quantità di problemi in più, che sono magari ammorbiditi dal fatto che, essendo appunto avendo i mezzi di registrazione una sensibilità più alta, la quantità di luce da usare è meno, però girando dal vero o si gira molto molto rapidamente, che non è, oppure bisogna assicurare una luminosità costante, coerente. Sì, come hai detto bene, o si gira molto rapidamente oppure diventa più difficile mantenere una continuità fotografica, perché la luce cambia ovviamente, e quindi devo dire che oggi purtroppo si fa meno caso a tante cose, anche alla continuità fotografica, diciamo che le richieste dei registi sono un po' inferiori rispetto ai registi con cui ho lavorato.
diciamo che erano più esigenti. molti si accontentano. Diciamo. Ma si accontentano, forse non lo vedono. Ancora peggio. Ancora peggio. Senti, un altro regista con cui tu hai lavorato tanto, non era uno, erano due. Erano i fratelli Taviani, i meravigliosi fratelli Taviani, con i quali tu hai fatto parecchi film. Sette film. Quindi, Beh, diciamo, arrivano secondi nel tuo palmarès. la differenza sostanziale è che erano due. Sì. E come si lavora con due registi invece che con Infatti, uno? feci un backstage durante il Prato e chiesi a un attore, dico, ma scusa, Saverio Marconi. Dico, ma come, dico, quando parla Paolo, parla Vittorio, cosa cambia? E lui, ma assolutamente nulla, è come se fosse la stessa persona. E poi l'ho sperimentato veramente, perché loro si preparavano moltissimo prima. La mattina facevano una scaletta con tutte le inquadrature e poi cominciava Paolo, Vittorio. Era la stessa, cioè non cambiava nulla, però il primo che cominciava impostava la scena, provava con gli attori, poi dopo era automatico. E quando girava, per esempio, Paolo, si poteva parlare solo con Paolo. All'inizio mi è capitato di chiedere all'altro regista: scusa, Vittorio, ah, il regista è Paolo, e quindi dovevi parlare per forza. Ma come Quindi c'era finiva? una spartizione praticamente di sequenze. No, diciamo, ogni ciak, Addirittura magari ogni ciak. ogni ciak, cioè non numero, cioè scena. Certo, sì, ho capito. Allora, per esempio, il primo ciak è diciamo il master della scena, poi magari il secondo è un dettaglio, e quell'altro fa il dettaglio senza protestare la sua inquadratura minima, automaticamente. E la cosa per noi era molto più faticoso perché, come Paolo diceva, buona Vittorio, macchina qui, no, non passa neanche un millesimo di secondo, e già si passava l'inquadratura successiva. E questi erano alternarsi durante tutta la giornata in assoluta armonia per loro. Davanti a noi loro erano come un'armonia assoluta, proprio. E questo succedeva stranamente anche fuori. Mi è capitato fra un film e l'altro di sentire per un motivo qualunque uno dei due. E allora poi riflettevo, ma io ho chiamato Paolo, mo Vittorio si offende, a lei chiamavo anche Vittorio. E tutti e due mi chiedevano le stesse cose. Questa cosa è incredibile. C'è una sintonia pazzesca. Un'unità di intenti. E per me poi la cosa diversa veramente poi era passare da film di Marco, Salto del Vuoto, parliamo di un film monocromo, i colori praticamente quasi non esistono, invece un film, il loro, e quindi molto claustrofobico, quasi tutto interni, invece nei film d'opera caos. Quindi passare in un film in costume dove gli esterni hanno un'importanza grandissima e il colore anche, e quindi passare da due estremi, film monocromo, a un film ricco, pieno di colori. Quindi questa è stata la cosa. Vogliamo far vedere un pezzettino di caos Ah, per poi benissimo. parlarne più nel dettaglio? Ma io faccio fatica, figlio, a seguirti nei tuoi discorsi. Sono diventati più difficili per me. Eppure una cosa io sento di poterti ancora dire. Impara a guardare le cose anche con gli occhi di quelli che non le vedono più. Ne proverai il dolore, certo,
ma quel dolore te le renderà più sacre e più belle. Forse è solo per dirti questo che t'ho fatto venire sin qua. Io lo so, mamma, cosa guardano nei tuoi occhi. La vela di quella tartana, vero? Di quel tuo viaggio. 100 volte, sai, ho cercato di scriverlo, ma non ci sono mai riuscito. C'è qualcosa che mi sfugge. Me la racconti ancora una volta? A 13 anni, questo lo sai, no? Che ci imbarcammo con mia madre, i miei fratelli, le mie sorelle. Una più piccola di me, anche un fratellino più piccolo. Ci imbarcammo su una grossa tartana da pesca, verso l'ignoto, Malta. Mio padre, tuo nonno, era perseguitato dai Borboni dopo la rivoluzione del 48 ed era là in esilio. E là noi lo raggiungevamo. Hai dimenticato qualcosa? Il gatto abbiamo dimenticato. Bella, zitta, zitta, ci scappa. L'esilio, far piangere così una mamma e lo sgomento e togliere a tanti bambini la casa, i giochi, l'agiatezza. L'esilio voleva dire questo. Voleva dire con la vela rossa della tartana e nient'altro intorno. È quell'infantile orgoglio della sventura che fa dire a un bambino vestito di nero: io sono a lutto, sai, come se fosse un privilegio. E anche l'ansia di tante cose nuove da vedere, voleva dire l'esilio. Cose nuove che ci aspettavamo di vedere coi nostri occhi fissi. Il viaggio, lo sai, durò 3 giorni. Quello che forse non ti ricordi del mio racconto è che a metà cammino incontrammo un'isola. Ci fermammo per alcune ore. Era l'isola della Pomice. Se non fosse stato per quel viaggio d'esilio, forse non l'avrei mai conosciuta. Signora, o vento sta calando. Fino a c'è un maestrale non sale. Amo ninneggià all'isolotto della Pomice. Vieni qua, mamma. Anzi, no, poggia la testa qui. Signora, non staci a usoli, oggi è forte e face male. Grazie. Ecco, ai picciriti, perché non li mandate a rinfrescare dentro l'acqua oggi? Ah, il bagno. Ma non ci saranno in queste acque i pesci cani? No, i testi mesi vanno verso Levante. Sta
Pace tranquilla. Marinai. Mamma! Beh, una cosa veloce, eh? Carusi, arrampicatevi in tappomici pure voi altri, face bene alla pelle. Poi da corsa a buttarvi dentro l'acqua. Bella! Correte, Carusi, correte pure voi altri! Dai, Valentina! Aspettami! Bella, bella! 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 Ecco, bella! Vuoi andare anche tu, vero? Questi due, allora, film, dove eravate? Come si è costruito tutto ciò? Questa è l'Isola di Liberi, è una sequenza girata prima che iniziasse il film, che è iniziato a agosto. Questa che abbiamo girato a giugno, io un assistente, macchina senza luci, cavalletto. Quindi siamo andati a Lipari e abbiamo girato tutta questa sequenza e altre della barca, e ci sono tre costanti con il film di Marco di Bellocchio: la fotografia mia, il montaggio di Peppignani e la musica di Piovani. Già, anche Piovani. E qui c'è l'utilizzo di musica d'opera. Qui il lavoro è stato... Io ho lavorato molto in sovraesposizione. Io quello che vedo qua è un po' scuro, ma in proiezione c'era un effetto solare molto forte. Questa... Beh, abbagliante. È tutto questo bianco assolutamente abbagliante. Sì. Ma mi raccontava Rotuno che la cosa più difficile del mondo è fotografare il bianco. Ma io questa paura non ce l'ho mai avuta. Infatti l'ultimo film che ho fatto con Paolo e Vittorio, Lina Daviani mi ha detto: pensavo di fare la protagonista,
vestita di bianco. È un problema? Per me no. Cioè no, perché i tuoi colleghi non lo vogliono. È vero. Anzi, che è giusto come per il personaggio era, aveva un significato. Certo. È chiaro, occorre delle volte più lavoro. No? Mettiamo che c'è la luce, passa l'attrice, se è vestita di nero non succede nulla. Se è vestita di bianco va protetta, va schermata. Quindi è un lavoro in più, però il risultato è molto interessante. Ma quando hai tutta l'immagine bianca, come questo finale di questa sequenza meravigliosa, questa specie di duna tutta bianca che sembra di sale addirittura. Esatto, però c'è quell'azzurro. I ragazzini vestiti di bianco sopra. Quell'azzurro in fondo del mare, che insomma è molto bello. E risalta in un modo straordinario. Chiaramente un ciak, solo quello che vediamo. Perché non c'aveva più i costumi di ricambio, non c'erano i costumi di ricambio. Quindi non avevate i doppi, e quello stavo per chiedere. E poi come avete fatto con i doppi? Non c'erano i doppi. Questa era tutta la famiglia Damiani, tutti i figli di Paolo e Vittorio. Beh, sono tutti di famiglia, quindi tutta la famiglia, come dire, coscritta tutti insieme, esatto. Precettati per la sequenza. Quindi dici, tu sei sempre dici che le cose sono facili, in realtà non sono facili, perché a fare le cose quando uno le sa fare magari sembrano facili, ma ottenere quella facilità quanto ci vuole? Quanto è studio, quanto è preparazione, quanto è istinto, quanto è lavoro di gruppo? Ma diciamo il nostro lavoro era principalmente conoscere assolutamente le possibilità che la pellicola ti poteva dare. Io lavoravo sempre con la Kodak e quindi conoscevo perfettamente la risposta che la pellicola mi poteva dare. Ecco, c'è un po' di tecnica, conoscere un po' di sensitometria, frequentare i laboratori di sviluppo e stampa, ma molto la pratica. Per esempio in una scena di Caos, Paolo mi disse: guarda, qui l'attore entra in questa casetta, ma deve essere buio, deve essere buio. Quando sei andato in proiezione, sei girato e mi ha detto: ma non si vede quasi niente, volevi il buio. Cioè sì, ma io lo dico, ma poi con i tuoi colleghi si vede sempre tutto. E avevo fatto una casa buia, senza, con finestrino piccolo così, e quindi un minimo di luce. Andava bene, però per lui si aspettava la solita cosa troppo illuminata, e quindi... No, era pronto a protestare. Devo dire che mi ha aiutato molto Marco su Salto nel Vuoto, che mi incitava: meno luce, più buio, fai più buio. E l'unico che si è lamentato è stato il povero Clementelli, il produttore, che mi telefonava a casa e diceva: Chiara, e io, signor Clementelli, non è che la luce non c'è, non è che se stampiamo più chiaro viene solo un grigiastro strano. La luce, la scena è quella. Per il resto sono stati tutti molto contenti. Gli attori venivano in proiezione, vuol dire Michel Piccoli era molto molto contento. Il rapporto con gli attori com'è? Gli attori in genere, di tua esperienza, quanto si impicciano di fotografia? Ma veramente poco. Io ho trovato solo l'attore russo Oleg Jankowski, che in Nostalgia mi chiedeva quello, le parti più buie, le parti, insomma, si interessava un pochino, nel senso che la luce può essere una valenza drammaturgica, cioè può aiutare più o meno una battuta, no? Un attore che parla al buio
esce in luce, quella parte in luce è più forte. Quindi lui voleva capire bene quello. Il resto, gli altri attori non si interessano. Io l'ho sempre molto curati, devo dire. Perché penso che l'attore che mette il suo viso, un po' tutto mette, la sua anima a disposizione del film, quindi merita un grande rispetto. E quindi ho sempre cercato di, se serve, di fare più belli, ma insomma più che altro più espressivi. E quindi ho sempre lavorato in questo senso. Devo dire che non si è mai lamentato nessuno. Solamente l'au pair, nella fila elettiva, mi ha convocato nel camerino e voleva: ma tu, Beppe, devi mettere la luce piatta, io non posso avere rughe. Isabella, io metto la luce per l'ambiente, come voglio, messo sui dati, come vogliono i registi. Poi nel primo piano ti curo al massimo, però devo rispettare. Quindi poi non si è più lamentato dopo il primo. Però è stata una bella gatta da pelare. Quindi ci sono delle attrici che ci tengono particolarmente, e forse anche i maschi che ci tengono particolarmente a venire fuori più belli o più giovani. Monica Vitti è storica. Lei pensava di avere pensava, ognuno di noi pensa di avere un lato migliore dell'altro. Allora voleva che insomma i primi piani fossero fatti sempre dal lato, e quindi io con lei ci ho lavorato solo da operatore di macchina, e quindi ha creato delle volte dei problemi su come fare la sequenza. Di volte ci siamo dovuti inventare uno scavalcamento per poter fare poi il primo piano dalla parte sua che lei riteneva giusta, però insomma levato questo. E secondo te è tutto sommato secondarli, perché loro sono generosi e quindi bisogna tener conto dei loro... Secondarli fino a un certo punto, se non, come posso dire, ostacolano la regia, no, il racconto. No, il regista è comunque l'autore, quindi c'è una scala di valori. C'è una gerarchia. L'autore va rispettato, però sta anche al servizio... al servizio del film. Quando tu dici io come direttore di fotografia cerco di aiutare un attore a essere più espressivo, come lo fai? Come si aiuta un attore a essere più espressivo? Posso raccontare questa cosa. Quando abbiamo fatto La Tosca di Magni, sì, ero operatore di macchina di Giacomo, era, e lei e Monica aveva lavorato quasi sempre con Carlo Di Palma negli ultimi film, che era il suo compagno, certo. E lei era regolarmente illuminata con una luce piatta, quindi rughe zero, però secondo me aveva anche un po' di espressività. Quando abbiamo fatto dei provini per il film con Franco, diceva: Franco, tu prova pure una luce d'Italia, anche se morbida, ci sono le candele, quindi la luce calda, morbida. E poi Carlo Di Palma telefonò a Franco, perché ovviamente alla Technicolor lo stampatore aveva chiamato Carlo Di Palma per dire: a Carlo, ci sei provini di Monica, quindi l'ha visti prima di noi. E Carlo, devo dire, molto, molto onestamente chiamò Franco e gli disse: guarda, io Monica così bella, espressiva, non l'ho mai vista. Quindi abbiamo proseguito su quella strada senza lamentele. E quindi praticamente l'ha convinta lui. Beh, ha visto il materiale, gli ha detto guarda Monica. L'ha rassicurata, certo, avrà frenato. Sicuramente. Senti, tu hai lavorato tantissimo anche... un bel po' anche con Nanni Moretti, certo, che è un'altra generazione rispetto a Bellocchio e ai Taviani, e fa un cinema anche abbastanza diverso, molto personale, certo. Come ti sei relazionato con lui? Ma io ho avuto un incontro con lui
mentre girava Sogni d'Oro, c'era una sequenza che andava rigirata di Giacomo, che aveva fatto il film, stava lavorando, mi telefonò e mi disse: guarda, c'è da girare una scena molto complicata. E quindi lo conobbi su questa scena. Raccomandazione di Giacomo: attenta al primo piano, che ci tiene tanto ai capelli, che si vedano bene. Quindi un bel controluce, che in genere io non lo metto, però giriamo questa scena molto complessa. E poi lui mi chiamò per fare Bianca, però io avevo cominciato, stavo cominciando Caos, e quindi dico: Nanni, mi dispiace, ma ho preso questo impegno. E poi mi hai richiamato dopo per La Vela Rossa. Vado in ufficio, testuale, prima cosa che mi dice: non pensare di lavorare con Tarkovsky, questa non è nostalgia. E infatti non era nostalgia. C'è un film assolutamente dove la fotografia ha un lavoro, è un, come un supporto, al racconto, non ha una valenza propria espressiva come può essere nei film di Bellocchio o di Tarkovsky. È un supporto, la parola forse è la cosa più importante nei film di Nanni. E quindi tu fai questo ruolo, ma lo fai volentieri, perché senti che lui crea, senti proprio che c'è un atto creativo mentre gira, perché lui gira tantissimi Chuck, e dal primo al 34esimo c'è proprio un'evoluzione, ma è palpabile, proprio è evidente. Lui ogni Chuck si controllava, perché parliamo già degli anni 90, c'era fine quasi 90, e c'era già un videocontrol, e lui si rivedeva la scena, il fonico veniva con Nagra, cercava di mettere in sincrono, e si vedeva, pensa, nella piscina, ogni Chuck, lui veniva a bordo piscina, si appoggiava e andava avanti 30, 40, 50. E con una creatività veramente notevole. Cioè, è stata l'unica volta, l'unico regista con cui ho sentito che mentre girava c'era un'evoluzione, cioè la creazione avveniva lì. Era molto, molto interessante. Che è strano, perché poi i suoi film lui se li scrive anche, quindi uno tende a pensare che siano già maturi Nella sua concezione. Invece, quando li mette in scena, continua questo processo. Certo, perché Paolo Bellarosso, lui credo che abbia ha eliminato la sceneggiatura e ha fatto uno scalettone. Siamo già partiti in ritardo rispetto alla stagione. Lui è arrivato con un pacco di fogli dove i dialoghi erano tutti da definire. Lui in 10 settimane ad Acireale non è mai venuto a cena con noi, stava sempre in camera a scrivere. La mattina dava i dialoghi, quindi puoi immaginare i tempi con Barbagallo, che già allora cominciava a camminare avanti e dietro. E quindi i tempi si sono, da 10 settimane il film è durato 15, quindi già. Però lui si era liberato dai produttori ufficiali, produceva in proprio, quindi aveva una libertà creativa assoluta. È vero, si dice che con i film di Moretti si sa quando si cominciano le riprese, ma non si sa quando finiscono. Assolutamente. Già fatto. Il diario comincia con una telefonata di Barbagallo a fine agosto. Cioè, Beppe, è stato tutto fine settimana, sabato e domenica giriamo un documentario che Nanni vuole inaugurare l'arena con un documentario su Roma. Sabato e domenica giriamo, montiamo la macchina su Meari e seguiamo lui in Vespa. Prima davanti, da dietro, più che altro da dietro.
Il secondo giorno giriamo la scena di Pasolini, cioè il luogo dove Pasolini è stato assassinato. Un ciac, quello. Diceva, quando finito il montaggio, stampiamo la copia, vabbè, ci vediamo alla Technicolor. E invece il giorno dopo vedo, un paio di giorni dopo, vedo lui e Angelo, un servizio del Festival di Venezia, che stavano a Venezia. Ma questo non sta montando. Quindi arriva la telefonata di Barbagallo, c'ha il materiale talmente bello che pensa che è sprecato per un documentario e facciamo un film a episodi, anzi a capitoli, come dice Nanni. E lì nacque la... Cioè, fra un mese giriamo, chiaramente abbiamo girato 5 mesi dopo, 6. Però ogni weekend, quasi tutti i weekend di sole, con grande gioia di mia moglie, arrivava la telefonata, ci andiamo a girare un pezzo. È andato avanti un anno questi pezzetti di quello che doveva essere il documentario, che era diventato un capitolo. Un capitolo in Vespa. È tutto a cui, quello in Vespa. Poi aggiunto Isole. Io volevo vedere un pezzetto di Caro Diario e poi ci racconti questa sequenza. Buongiorno. Mi fa una spremuta d'arancia? Sì. E un panino. Per forza, hanno i soldi. Mozzarella. Se tutti andassero figli come me, ti disgrazie, ne succederebbero molte meno. Un panino. Mozzarella e pomodoro. Grazie. È stupendo. E qui dove eravate? È Lipari, ancora Lipari, qualche anno beh, dopo. Beh, Lipari è nella tua vita. Come lo so, ho capito io. Dicevo, Lipari è nella tua vita, è una ricorrenza. E io faccio questa vedere... che cosa significa? Cioè, penso che sia una sequenza molto divertente e nello stesso tempo è un esempio di come anche con la pellicola si poteva mettere la luce, ma che sembrasse luce naturale, come se avessimo girato senza nessuna illuminazione. E perché qui siamo ancora in pellicola. Eh certo, ma io ho girato certo, praticamente siamo... 99, siamo nel 93. 93. Sì, nel 93, sì, quindi ancora pellicola. Quindi questo effetto di grande naturalezza,
dei film di Nanni che sono, come giustamente dicevi tu, sono abbastanza spogli dal punto di vista formale, perché quello che conta è quello che c'è dentro. Certo. Giusto? Sì, ma lui lo vuole raggiungere non con la luce, cioè contrariamente a Bellocchio o Tarkovsky, che la luce ha una valenza quasi di significato. Lui anzi vuole che la luce sia abbastanza neutra, cioè non ci deve essere l'effetto, cioè non si deve sentire, ha paura di contrasti o di penombre troppo accentuate. Quindi quando stampavo le copie era un continuo: Peppe, si può stampare un punto più chiaro? Possiamo aprire un pochino? perché sia oggettiva. Esatto. Invece, ecco, parlavi di Tarkovsky. Io volevo vedere una sequenza di Nostalgia e poi volevo che tu ci parlassi un po' di Tarkovsky e di questo film straordinario. Riehali, Slavo. Parlo italiano, per favore. Ah, oh, scusa. Finalmente siamo arrivati. Mi sono fermata lontano, così facciamo quattro passi. Vedrai, è un quadro straordinario. Sai che la prima volta che l'ho visto mi sono messa a piangere? Questa luce mi fa venire in mente certi pomeriggi d'autunno a Mosca. Nel parco Gneskushny. Allora, vieni? Non voglio. Io vado avanti, ti aspetto dentro. Ha detto non voglio, per scusare. Надоели мне все ваши красоты, хуже горькой редьки. Не хочу я больше ничего для одного себя только. Никакой вашей красоты. Не могу больше. Хватит. Qui siamo su un altro pianeta. Questa è la prima, una delle prime inquadrature del film girata. È l'unica volta che ho mandato la truppa a casa, perché avevamo preparato, siccome lui girava sempre con lo zoom, qui per catturare l'alba c'era un'ottica fissa, montare un dolly sopra dei praticabili per fare un po' di carrello
e fare questi piccoli movimenti che ci sono in tante sequenze, questi piccolissimi movimenti. La nebbia è artificiale e quindi il primo giorno, dopo aver preparato tutto, è venuta una pioggia torrenziale e quando è terminata era giorno pieno. E ho detto, Andrei, l'alba non c'è, qui c'è una cosa normale. Allora lui invece di dire vabbè e dire andiamoci, ha chiamato la produzione, ha detto Franco Casalia, Franco, Peppe ti deve dire una cosa. Ha detto Franco, andiamo a casa, che l'alba non c'è. Quindi puoi immaginare la produzione. Comunque è stato vile, è stato vile, ti ha mandato avanti. Esatto. No, il giorno dopo abbiamo girato questa inquadratura, un ciak chiaramente, anche questa. È una delle cose più belle, perché questa dà anche l'immagine del lavoro di Tarkovsky negli esterni, che sono completamente trasfigurati. C'è la nebbia. Dove eravamo qua? Cioè, questa è una campagna verso Viterbo, fra Roma e Viterbo. E andava bene perché sul qui abbiamo tagliato prima. In fondo c'era una costruzione che poteva sembrare una chiesa, perché l'inquadratura dopo entrano in una chiesetta dove c'è questo quadro di Piero della Francesca. E come hai lavorato con Tarkovsky? Ma direi molto bene. È iniziato che lui ha visto Salto nel vuoto, qui ritorna a Bellocchio e nei suoi diari annota ho visto Salto nel vuoto di Bellocchio, film un po' cerebrale, fotografia di Peppe Lanci, non male. Dopodiché mi ha dato un appuntamento, mi ha fatto telefonare. Lui parlava solo russo, parliamo dell'80. Sì. Un tè a Piazza Navona, ci siamo visti un sacco di volte. Lui mi faceva una specie di... mi scavava dentro, voleva capire chi fossi, cosa pensassi, capire la mia sensibilità. Poi è durato questa cosa un paio di mesi. Dopodiché è tornato a Mosca e il film sembrava saltato, perché la Vides non aveva chiuso finanziariamente. Però prima di partire mi ha scattato una Polaroid e mi ha detto, cioè questo è il contratto, faccio vedere a Mosca che tu sei il direttore della fotografia. Dopodiché Tonino Guerra ha ricucito con la Rai, con Sergio Zauri in particolar modo, che era direttore della Rai in quel periodo. E quindi due anni dopo, quasi due anni dopo, la Rai ha prodotto il film con l'esecutivo La Comoglia. E il film lavorato benissimo, perché la preparazione è stata lunghissima. Cioè lui è tornato in Italia a marzo, il film è iniziato a fine settembre. Io sono stato praticamente quasi sempre con lui, a disposizione. Sopralluoghi, pranzi, cene, sempre con l'interprete. Però il lavoro suo è stato di farmi entrare un po' nel suo mondo poetico, in modo che arrivavamo quasi a reagire nello stesso modo a un ambiente quando facciamo i sopralluoghi, a un esterno, un paesaggio. E quindi quando lui tecnicamente mi ha chiesto pochissime cose, dei contrasti particolari, poco colore, quindi molto vicino a Bellocchio, diciamo, come lì. E la possibilità di modificare la luce durante un piano sequenza, senza nessun motivo. Cioè, è chiaro, se c'è una luce si spegne o si apre una finestra, c'è una variazione. Però lui gli piaceva farla
quello che lui chiama luce dinamica, cioè sfruttare il fattore tempo e quindi modificare la luce per cambiare atmosfera, non per un motivo realistico. E quindi mi sono attrezzato per questo e poi è stato solo, posso dire, stare lì vicino e cercare di... Sembrava ogni giorno di fare gli esami con lui, tutti i giorni in proiezione. Insomma, c'era trepidazione. Ma quindi lui ha cercato soprattutto un'intesa spirituale, intellettuale, emotiva. Cercava una persona con cui sentiva di andare d'accordo. Esatto. Perché lui... Senti. No, dicevi, perché lui... Va a farlo con un altro collega, dove è Tovoli, il direttore. Sì. E Luciano in realtà sta cercando di fare il film che poi ha fatto come regista. Sì. E lui, siccome ti leggeva dentro, lui pensava che Luciano non fosse disponibile al 100%. Allora ha chiesto di un operatore più giovane, gli hanno fatto il mio nome da varie parti, dopo ha visto salto del voto e poi è nato questo che continuato fino a quando è morto, che noi siamo sicuri a vederci anche dopo. Sì, eravate molto amici. Senti, abbiamo soltanto 5 minuti. Adesso, quando tu insegni, che cosa è secondo te la cosa più importante che cerchi di ritrasmettere ai tuoi allievi? Ma, diciamo, come formazione ho cercato di ripetere quello che mi ha formato, cioè il laboratorio di fotografia l'ho già trovato e ho aggiunto storia dell'arte, in modo che i ragazzi, questi due pilastri, e poi soprattutto al primo anno lavoro, come posso dire, sull'estetica, cioè fargli capire quando una cosa ha una valenza estetica, che ha un valore armonico come composizione e come illuminazione. Questa è la base. Poi si fanno tanti esercizi e vedo che i ragazzi crescono giorno per giorno. Adesso questo lockdown ci ha levato 3 mesi e 3 mesi e mezzo di scuola, quindi li ho ripresi il 14 settembre e in un mese e mezzo sono cresciuti. Però si vede, se da occhio, fra un'esercitazione e l'altra c'è una crescita proprio di gusto, di capire quando una cosa funziona. Poi il lavoro successivo, che è questo lavoro, legarlo a un significato, al significato della storia, al significato del film. Questo è un po', detto in breve, il percorso che cerco di fargli fare. E nel corso della nostra conversazione un paio di volte ci siamo imbattuti a parlare del digitale e tu mi sembra che dica che in fondo tanta differenza non c'è dal punto di vista tecnico. Ah, io penso che... Dal punto di vista della composizione. Il vantaggio può essere un grande aiuto. Sicuramente è più facile il lavoro dei nostri colleghi. Assolutamente più facile. Il problema è il modo di produrre. Cioè, si pensa che la luce, alcuni... chiamiamoli i produttori, pensano che la luce non va più messa da noi, ma sfruttiamo quello che esiste. Tanto qualcosa, queste parole testuali, qualcosa viene sempre. Dipende, bisogna vedere che cosa viene, però. Appunto, cioè noi però non facciamo attualità, no? Quindi noi dobbiamo costruire una luce che sia al servizio di una storia. Quindi la differenza è solo il modo di produrre. Perché non è un caso che i ragazzi che vengono a parlare agli esami, negli esami di ammissione, parlano prevalentemente di autori della fotografia stranieri.
Cioè, non mi sembra un caso. Quando noi anni fa avevamo almeno 20 direttori della fotografia di altissimo livello. Quindi, vero. Questa è un po' la conseguenza, come quando è uscito l'Avid, no? Il produttore dice, adesso montiamo in 2 settimane e il film può uscire. L'atto creativo del regista ha gli stessi tempi, sia che usi l'Avid, sia che usi... Tant'è vero, gli italiani, Bellocchio, Moretti, stanno mesi e mesi in Moriola. Dal punto creativo è cambiato poco. È più facile. Sarebbe come dire che a scrivere un libro ci si mette di meno, perché oggi ci stanno delle tastiere, mentre un tempo si scriveva col pennino. Il processo creativo lo stesso tempo prende. Sì, c'è un po' questo, come posso dire... Ci sono dei colleghi giovani che sono stati, non dico violenti, ma ma il tuo collega la luce non la mette, tu metti la luce. Si può avere i figli. Poi un altro problema è che crescono direttori della fotografia come i funghi, che non hanno nessuna base di costruzione reale, per cui la luce non la sanno usare e quindi lavorano quasi esclusivamente in post-produzione, per tappare i buchi e aggiustare gli errori. Cioè, questo purtroppo, questo è un danno. Però si vede. Si vede. Però si vede. Vedo, e anche io vedo tornare Carlo Gentile. Sì, io ci sono. Anche la direttrice che è tornata, anche perché... Devo dire che questa puntata, questo incontro, stabilisce il record di durata. Siamo stati in, come si dice, religioso silenzio ad ascoltare questa splendida conversazione, questa affabulazione di Beppe, in Beppe, soprattutto anche delle domande che tu gli hai rivolto in maniera puntuale e di quello che mi ha. Io volevo però chiedere una cortesia prima di avviarci verso la conclusione di questo incontro, che avrà come sua non fine la proiezione del film La stanza del figlio, appunto, che fu premiato la 54esima edizione del Festival di Cannes, vincendo la Palma d'Oro. Farei vedere un pezzettino del film e chiederei a questo punto direttamente a Beppe di lanciare il film. Di tutto. Quando arriviamo vi scrivo. Buon viaggio. Ciao, ciao, arrivederci. Ciao, ciao, arrivederci.
Questa era la voce di Brian Eno, By This River, che accompagnava le immagini di chiusura di questo straordinario La stanza del figlio. Devo dire che, per il titolo ricordo personale, io l'ho visto a Cannes per la prima volta, e il commento era: anche i critici piangono, perché alla fine del film devo dire che qualche lacrima trattenuta l'ho versata pure io. Questo, Beppe, l'hai girato su Mare di Puntiglia, questo finale, sì. Scusa, la voce è molto disturbata. Questo finale l'hai girato sul lungomare di Ventimiglia, Beppe. Esatto, sì. Questa, dopo tante settimane di riprese, è un'interruzione, perché la Morante ha un impegno. Una settimana abbiamo fatto tutto il viaggio verso la frontiera e questo finale. Ma questo, come dire, ormai eri già in una fase rodata con Nanni, quindi insomma eri pronto a qualsiasi cosa. Ah, proprio questo. Io quando abbiamo iniziato a settembre, io avevo un impegno, un film a marzo, chiaramente l'ho perso. Perché non si sapeva assolutamente qual era la fine. Poi improvvisamente Barbagallo ci diceva: il primo aprile è l'ultimo giorno. Noi abbiamo pensato uno scherzo, perché non era finito il film. Invece abbiamo finito, ripresa a maggio, una settimana, e dopo il montaggio, l'altro settembre, quindi settembre di un anno dopo, abbiamo girato 2 settimane a Lancone, nei luoghi dove abbiamo girato il film. 2 settimane, tutta una serie di inquadrature, piccole sequenze che ha montato quasi il 90%. Ha montato. Sì, no, tra l'altro devo dire che al montaggio c'era un altro dei tuoi amici che praticamente, anzi, era una tua amica, Esmeralda Calabria, che stranamente montava questo film non avendo mai lavorato con Moretti prima. Va bene, allora io direi, visto che insomma c'è un problema di audio, credo, con Beppe alla Casa del Cinema, allora io farei partire, restate con noi, farei partire il gioco del cinema, poi i saluti li facciamo alla fine e lanciamo poi tutto quanto il resto. Gioco del cinema con, come al solito, 2 sequenze, sigla. Bene, non era proprio questo lo spezzone che volevamo far vedere, adesso ripartirà il primo degli spezzoni che lancia anche poi gli incontri della prossima settimana. E allora cerchiamo di farlo partire. Chiedo a Daniele Cammetti di farlo vedere. Qui si trattava semplicemente di chi è stato più veloce a dire il titolo, anche perché l'avete riconosciuto tutti, si trattava di Berlin, che è stato fotografato in questo caso da John Alcott, uno dei ormai storici direttori della fotografia inglesi, che aveva già lavorato con Stanley Kubrick direttamente, 2001 insieme allo spazio, e poi ha fatto anche Shining qualche anno.
e questo era Barry Lyndon. Lo hanno indovinato in tantissimi, ovviamente. Secondo film e secondo film da indovinare. Allora Sandra intesi, eh? Mi raccomando, non fare sciocchezze. Ricordati gli auguri a Lucia per il Lo avete evocato durante tutta questa conversazione di questa sera e abbiamo deciso, la nostra redazione ha deciso di mettere come film appunto I pugni in tasca di Marco Bellocchio. Siamo nel 1965, anche questo abbastanza facile, per cui l'abbiamo tenuto pochissimo, proprio perché c'era Luke Castell ed era molto identificabile. Bene, anche qui vedo che sono arrivate tantissime risposte esatte. Allora, prima di passare alla visione del film, l'ultima parola, come sempre, alla direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura di Amsterdam, la dottoressa Carmela Cadetti. Abbiamo un problema di microfono, direttrice? Bentornati, molto ammirata per la lezione di questa sera. Spero che i giovani che ci seguono abbiano tratto profitto da questa conversazione tra Caterina D'Amico e il maestro. Noi diamo l'appuntamento a questo punto per la prossima settimana, un argomento direi molto interessante, Hollywood in Italia, e gli ospiti anche molto importanti, il presidente della Biennale di Venezia, e quindi vi lascio alla visione del film. Bene, io ringrazio ancora e saluto dalla Casa del Cinema Beppe Lanci. Grazie Beppe, davvero è stato affascinante seguirti in questo percorso tuo personale, ma anche del cinema italiano. Grazie ancora anche a Caterina, Caterina D'Amico, che ritroveremo altri prossimi incontri. Grazie alla direttrice e alla nostra redazione, a Gopro Neri, che è in quel di Amsterdam, Daniele Cametti a Roma. E quindi buona visione e ci rivediamo la prossima settimana. Grazie. And the Oscar goes to...